Ora voltiamo pagina e come di consueto BMW ci invia dei servizi riguardo il mercato in questo caso e vediamo cosa è successo per la Casa di Monaco di Baviera nel primo semestre del 2012. BMW Group fa registrare un nuovo record di vendite. Da gennaio a giugno ha consegnato oltre 900.000 auto contro le 833.391 dello scorso anno, con una crescita dell'8,1%. Va così in archivio il miglior primo semestre di sempre. Prendendo in esame i dati mensili, giugno è stato per BMW Group il secondo mese come maggior volume di vendite, 172.516 le auto consegnate in tutto il mondo. Analizzando le aree geografiche, c'è da registrare una crescita a due cifre in Asia, dove sono state vendute nel primo semestre circa 240.000 auto BMW, Mini e Rolls-Royce. In crescita anche le vendite negli Stati Uniti, dove nei primi sei mesi hanno superato le 158.000 unità. Consegne pressoché stabili in Europa, dove si sono vendute 437.000 auto della BMW Group. Tra i modelli BMW che hanno contribuito alla crescita c'è ovviamente la Serie 3, icona della Casa di Monaco. Forte incremento ha registrato anche la Serie 1 5 porte, con un più 51%. Molto bene anche la X3, che ha chiuso il primo semestre con una crescita del 38,4%. Numeri più contenuti ma in incremento più sostenuto per la nuova Serie 6, che nei primi sei mesi cresce del 222%. Primo semestre chiuso con un più 7% per Mini, che ha venduto 151.875 auto. Domanda ancora alta per la Countryman, con le consegne che hanno sfiorato le 50.000 unità. Leggera flessione, ma numeri ancora alti per BMW Motorrad, che chiude il semestre con 59.189 moto vendute. Ci si aspetta una crescita nella seconda parte dell'anno con l'arrivo dei due maxi scooter C600 Sport e C650 GT. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Non cambiate canale, noi tra pochissimo ritorniamo con Motor News, con altre novità del mondo dei motori, con delle moto BMW, la sicurezza e un servizio della Mini e anche la nostra impressione di guida della Renault Megane Coupé. A tra poco.